Kerren ami la competizione è un dato di fatto. Che le piaccia da matti crescere nuovi talenti del volante è altrettanto chiaro. In anni di attività a livello mondiale e nazionale, i campionati Renault hanno sfornato una quantità di talenti, quasi tutti arrivati poi in Formula 1, tale che nemmeno il fornaio la mattina. Quindi, in tutto questo, che ci faccio io a Vallelunga con un volante di una Clio Cup tra le mani? Scartata l'opzione talento in erba, vista l'età, poco credibile quella del gentleman driver, perché io di gentleman ho davvero poco, resta solo una risposta possibile. Sono qui per vivere l'esperienza di uno dei trofei più longevi e attraenti del panorama italiano. Non va sottovalutata questa Clio Cup, perché Renault ha fatto veramente le cose sul serio con lei, con una preparazione molto approfondita. Di fatto c'è solo la forma della Clio, perché poi all'interno veramente cambia tutto, l'auto viene svuotata di tutto, dotata di roll bar ovviamente, ma cambia anche il cruscotto, il cambio è un sequenziale elettroattuato, l'unica cosa a rimanere praticamente di serie è il motore, che ha 222 cavalli grazie a una mappatura dedicata e un filtro dell'aria e uno scarico speciali, però è un motore praticamente di serie, garanzia di affidabilità, potete fare tante gare senza metterci sulle mani, ma poi cambiano anche le sospensioni, lo sterzo è su Uniball come le vere auto da corsa, le sospensioni sono dedicate, i freni sono senza servofreno, quelli veramente racing, quindi bisogna pestare veramente duro. Guidarla è qualcosa di molto molto eccitante, è un'auto da corsa vera, dura e pura. Parto circospetto, la Clio mi asseconda, il cambio sequenziale è stupendo, spara le marce in salita e scalata e mi fa sentire tanto pilota. Il motore sale di giri che è una bellezza e ha un sound davvero gasante. Trovo solo lo sterzo un po' troppo demoltiplicato per un auto racing, ma basta farci l'abitudine. Bello è il sederino della Clio Cup, uno dei segreti per cui i trofei Renault hanno così tanto successo è il grandissimo e rigidissimo controllo che la casa del RG ha sulle macchine da corsa. Le macchine sono preparate direttamente da loro, sono comprate così, non si possono fare molti, chiamiamoli, truschini, per cui la formula è quella del tutti uguali e chi vince qui è veramente il più forte. In gara succede di tutto, dritti, testa coda, uscita in ghiaia, una rimonta dalla ventesima alla decima posizione, con la soddisfazione di aver stampato il sesto giro più veloce della gara, a soli 4 decimi dal giro più veloce in assoluto. Nel giro finale un sorriso mi compare sotto il casco, fradicio di sudore. Sono esaltato, le gare in rimonta danno un gran gusto. Se penso che tutto questo è avvenuto con un'auto che puoi comprare dal concessionario a 40.000 euro, mi ven voglia di andare a casa a rompere il salvadanaio.